questa è Happy e bentornati in questo nuovo episodio della serie di Minecraft. Allora ragazzi, siamo tornati qua nel nostro mondo normale, perché vi ricordate eravamo nel land. Però ho preso un po' di materiali, me li sono sistemati, ho messo un po' nella chest perché dobbiamo partire. Ho deciso che costruiremo una cosa molto epica. Ho fatto un bel po' di blocchi di ferro in più e avevo preso anche dei lapislazzuli che avevo messo per la precisione qua, esatto. C'è anche un libro potenza 5 che... al momento però io non utilizzerei, anzi ce lo teniamo in caso dovessimo perdere la spada, perché volevo provare ad incantare la nostra paletta, ok? Ho detto abbiamo un po' di livelli, abbiamo 33 livelli da parte, mettiamoli lì e proviamo a vedere. Tra l'altro vi ricordo che dobbiamo andare adesso, subito, prima possibile, nel land. Toh, metti questo qua, mettici... quanti ne devo mettere? 23, bastano. Toh, dammi. Efficienza 4. È presa di cola. Questa è una presa di culo. Va bene, allora facciamo così. Facciamo così, mi faccio anche un'ascia, perché voglio avere tutto l'inventario bello e potenziato. Quindi l'ascia di ferro che abbiamo verrà rimpiazzata. Mi servono due stick. Per me tutti ho visto qualcosa di... ah, ok, neve. Pensavo fosse qualcos'altro, ma... piccola idea. Prendi due di questi di neve. Voglio vedere se una cosa nel land si può fare, una cosa molto figa. Creare una specie di mondo parallelo nel land sarebbe una cosa decisamente epica. Quindi prendi tre di questi aggeggi, apri qui, intanto è notte, ne approfitto per dormire, metti questi, prendi l'ascia, quest'ascia, ehi, quest'ascia la leviamo, quest'ascia la mettiamo a disposizione. Toh, dormi, mentre è notte, good night. Comunque quando vedete questo video ragazzi sarò a Manchester, quindi se non potrò rispondere alle domande capitemi, ok? Non biasimiatemi. Sono a livello 30, quindi posso fare un altro potenziamento bello grosso di quest'ascia di diamante. Speriamo venga qualcosa di figo. Secondo me comunque non bisogna neanche essere al 30, come vi avevo già detto l'altra volta, però vabbè. Toh, metti questa, mettici questa, pa! Però, efficienza 3, distruttibilità e tocco di velluto. Che cos'è tocco di velluto? Oh mio Dio, spacca in un secondo. Vi giuro, oddio, colpo di lag incredibile. Va bene, ora abbiamo tutto potenziato. Sembriamo molto più fighi di prima, no? Che ne pensate? Prendi il carrello, le zucche le abbiamo, il blocco di ferro le abbiamo, abbiamo tutto. Ma secondo voi, si può portare un cane nel Nether, nell'Endworld? Vieni con me, ciccio bello. Voglio provare. Ti metto nel carrello con me. Sì, adesso proviamo. Vieni qua. Voglio vedere se riesco a mettercelo, sarebbe una cosa epica. Vieni qua. Ciccio pagliaccio, vieni qua. Vieni qua. Vieni più avanti. Dai. È stupido. Bravo, aspetta lì. No, aspetta lì. Aspetta lì. Ti sparo questo addosso. Va bene, il cane è messo. Però cane, aspettami, dobbiamo partire insieme. No. Allora, dobbiamo andare insieme. Sei pronto? Vai! Anch'io, aspetta. Oddio, che figata ragazzi, che figata. Questa è una delle poche cose epiche, infilare gli animali, i mob nei carrelli. Bello che ci puoi mettere anche gli zombie. Sarebbe canso creare tipo un roller coaster solamente... ah già, non vi ho fatto vedere quella specie di roller coaster che avevo creato. Vabbè, ve lo faccio vedere prima di terminare questo episodio, se ci riusciamo. Che stavo dicendo, sì, dobbiamo fare un roller coaster per zombie, scheletri e ragni. Noi ce li mettiamo e ce li facciamo girare tutto il giorno contemporaneamente. Sarebbe una cosa abbastanza epica, sì. Dai, arriverà sicuramente prima il cane di noi, perché ora c'è anche la dice. Io dovrei andare appeso comunque, raggiungerlo prima. Bastardo, non mi avrai mai, cagnoli. Vi immaginate il cane muore? Che tristezza può essere? Oddio ragazzi, ma mi è venuta un'idea. Cioè, questo significa che noi possiamo portare gli animali nel land. No, ragazzi, sarebbe la cosa più epica della storia. Vieni qua a te. Ciccio pasticcio, vieni qua. Vieni, come faccio a farmi seguire? Non mangia il grano, mangia le bistecche, giusto? Vieni qua. Vieni, ciccio bè. Su, vieni. Andiamo. Bravissimo. Bravissimo. Ti devi buttare qua dentro con me. Ci vieni? Ci vieni? Su? Followami! Non verrà mai, ragazzi, scommettete. Dove sta andando? Vabbè, io vado, eh. Oh, che cazzo è questa? Una riunione? No, voi non me la date a bere. Chi vi ha portato qui? Chi vi ha dato il permesso? Maledetti schifosi. Maledetti. Mori. Toh. Schifo merda. Come hanno fatto a entrare? Chi gli ha dato il permesso a questi schifosi? Non
convince sta cosa. Secondo me hanno degli agganci all'interno della direzione. Guarda, ce l'avevo già un'ascia di diamante. Accidenta le mie cornacce. Comunque vi faccio vedere che cosa. Basta fare questi versi. Che cosa epica ho costruito. Allora, vieni qua. Blocchi di ferro a me. Zucche a me. Possiamo uscire? No. Dobbiamo prima prendere tutti questi materiali che c'entreranno mai nella vita. Lascia il grano, lascia i semi, lascia le rotaie, lascia questo. Questi in teoria li dovrei portare. Prendi, prendi un po' tutto. I carrelli non li ho messi adesso. Toh, niam. Ora se quel coso non la smette di urlare, gli do una testata e lo faccio svenire. Andiamo. Ho costruito tutta la barriera, tutto il bordo, la muraglia cinese che protegge i nostri carissimi golem dalla caduta. Oh, oh, devi sta calmo, eh. Non mi devi toccare. Corri, step. Qui ho creato, diciamo, avete presente i gladiatori cosa facevano? Erano in una stanza prima di entrare nella gabbia dei leoni, appunto, e dopo andavano a massacrarli. Ecco, ho creato la stanza dei miei gladiatori, perché qui c'è un buco, non lo so, la stanza dei miei gladiatori per costruire uno ad uno tutti i golem e farli uscire tutti assieme. Quindi, primo, Kaburnevich sarai te. Non ci ricorderemo mai di nomi. La smetti? Eh? La smetti o no? Di urlarmi in faccia, vergognoso. Toh. Tu sarai... Te sei Kaburnevich e tu sarai... Hanimul! Hanimul! Hanimul. Ah, ok. Non faceva, ragazzi, mi sono preoccupato per un po'. E che cavolo, perché lottando con... Mi ha rotto le palle! E che cocco e cazzo! Dove sei? Vieni qua! Mutunna! Masunna! È morto! Che caspita. Non mi può rompere così tanto la minchia. Che cavolo. Allora, stavamo dicendo, fra di noi. Animuk... No, mi sono già dimenticato i nomi. Tu sarai Castoro. Papà Castoro. Tu sarai... Ce l'ho da... Oh. 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 Guardate se si bugga. Tu sarai ce l'ho d'acciaio. Va bene? Tu sarai Angelo. Angelo ce l'ho duro. No, nuovo protagonista. Metti qua. Oh. Che? Sento bugga. Sta bugando tutto. Sta bugando il pianeta. Sta bugando ogni cosa esistente sulla Terra. Potevo andare a pescare le targhette con la cosa Sanpei, eh. Ce la faremo mai. So già, però vabbè. Magra consolazione. Dai. Uno, due. Quanti ce n'ho? Quanti ce n'ho? Mamma mia. Ora c'ho un esercito, eh. Ora c'ho un esercito di golem. Spostati per piacere. Grazie Ciccio. Altri 4 ne posso fare. Mamma mia. Ora voglio vedere, faccio una farm di enderpearl infinita. Altro che quella che ha creato Surreal, che comunque saluto. Ah, tra l'altro, la serie con Surreal sta per iniziare. Abbiamo solo avuto, appunto, bisogno di attendere che queste fiere, questo evento di Manchester finisse per avere del tempo a disposizione per organizzarsi e registrare, perché comunque Surreal ha la scuola, deve studiare e tutto. Quindi ragazzi, è solo questione di avere pazienza, non vi preoccupate. No, che cazzo... Oh, scusa, scusa Ciccio, l'ho fatto apposta. Mi spiace, scusami. Immaginate se si incazzava e mi ammazzava. Allora, l'ultimo lo possiamo creare fuori. Avanti ragazzi, è giunta la vostra ora. Andate e massacrateli tutti. Più o meno. Dai, tu sarai l'ultimo che ha provato ad uccidere tutti. Vedete? Io mi prendo le enderpearl. Loro fanno lo sporco lavoro, io mi prendo le enderpearl, gli spacco la zona da gladiatori, tanto non gli serve più. Toh, spacca tutto, spacca ogni cosa. Riprendiamo anche questa Hobson in caso ci dovesse servire. Ah, andate e mangiateli tutti. Cosa aspettate, scusate, eh? Che devo mandare, eh? Ammazzarli io. Comunque qui ho fatto un'altra porta, intanto per andare a collegarsi al fuori, tanto i golem non ci possono passare. E te cosa pensi di fare? Ora prendiamo un attimo, aspettate, eh. Ho bisogno di... Ok, allora, aspettiamo un attimo. Via questo. Prendi un attimo questo. Ho preso queste due rocce dell'Omega per fixare questo bug che ho fatto qui. Questo buco per terra. Ce n'è altri? Non ce ne sono altri. Bene. Però ne bastava una. Vabbè. Allora va a cagare. Prendi le torce. Torniamo dentro e voglio vedere se in una piccola... Andate! No! Che ho fatto? Che ho fatto? No, scendete da lì! Guarda che maledetti, hanno trovato l'appiglio per uscire. E uno se n'è andato, guardate. Uno è andato alla ricerca di... Tu sei un matto, sei. Sei un pazzo squilibrato. Morirà di sicuro, ragazzi, è impossibile sopravvivere uno contro 100.000. Cioè, pazzo.
Una cosa importante è che non dobbiamo mettere torce qui all'interno, altrimenti non spawnano più. Quindi, allora, prendi un attimo con il legno di quercia. Ci facciamo, aspettate, che io ho bisogno di fare un attimo un'organizzazione. Avevo detto che avrei voluto fare una casa qua in cima alla torre. Avete presente tipo la dimora di Saruman, il vero signore di il Signore degli Anelli? Ecco, volevo fare tipo casetta da mago qua su, casetta di Saruman per l'appunto. Tanto tieni questa portata di mano, mangia bisteccozza. Fannulloni che non siete altro, guardate là quanti ce ne sono da ammazzare. Non si può fare una squadra di ricognizione antimafia che ti dorme sul momento. Non ho parole, non ho parole. Delusione massima, ragazzi. Delusione. Buono, siamo in cima. Qua in cima, per chi non ho le... Ok, ce l'ho le torce, scherzavo. Metti le torce, così non nasce nessuno. E ci costruiamo intanto un po' di cose. Ad esempio, non così, così non si fa niente. Prendi queste qua, le trasformi in un crafting. Ok, prendi il crafting. Il crafting lo mettiamo sulla base principale, da dove tutto è nato. Tanto la base la facciamo scoprire, sparire, in questo modo che non si veda perché è brutto da vedersi. Ok, si fa un collegamento così. Si fa sparire questo viola che cozza un po' le mie idee costruttistiche. Prendi, ehi là. Prendi questa, trasformala il più possibile. Con quella che ci abbiamo rimasta facciamo due chest. Due chest, toh. Due chest, una e due. Vediamo al posto di questo. Prendi le chest le metteremo qua sopra. Sì, facciamo qui. Facciamo così. Lascia un po' di cose che per il momento non ci servono. Ditemi se può piacervi l'idea di costruire appunto questa casupola alla Saruman in cima ad una delle torri. Delle due torri, perché dobbiamo utilizzarne anche un'altra. Così facciamo proprio la replica del Signore degli Anelli. E mi citano per copyright. No, dai, speriamo di no, non credo. Tappa qui, tappa ogni cosa. No, fermi, c'è una torcia là sotto. Buono. Fixa ogni bug. Poi vabbè, se vogliamo possiamo anche espanderci un pochino. Ma no, io direi di no. Volevo fare una casettina giusto così per averla. Minchia, spacca velocissimo il piccone. Sono contento di averlo fatto. Meno risparmiamo tempo. Toh! Mi va bene? Più o meno? Molto meno che più? Uniforme. 3, 3, 3. Perfetto. Perfetto. Bene, adesso mi serve una legna più scura. Tipo questa qua, prendila. Questa abete, ci facciamo il bordo in abete. Poi ci mettiamo la cosa, il vetro. Viene molto tranquilla e semplice. Quindi metti questo qua, valla a chiudere. Poi magari facciamo una porta da qualche parte, non vi preoccupate. Sac. Prendi il vetro, prendilo tutto. Metti questo qui. Voglio vedere se puoi fare una fonte d'acqua infinita nel Land. Non è... Mi sa di sì. Sì, penso di sì. Tappa qua. Tutto bellino bellino. Si lascia semmai. Ecco, qui devo già chiuso. Avevo una porta io. No, non ce l'ho più. Vabbè, qui ci mettiamo una porta. La faccio adesso. La faccio in questa legna qui che mi piace di più. Ok, la mettiamo qua. Un'altra per scendere la mettiamo qua. Ok, in questo modo. Qui vediamo ovviamente di costruire una specie di bordettino con le nostre sticks che non ho portato. Invece ce l'ho le staccionate, eccole qua. Non saranno tante, ma un pochino ci sono. Ok, capito la mia idea? Capito my fucking idea? Piano step, che lì è vuoto. Ci facciamo un bordo lungo il quale non possiamo cadere. Una cosa del genere, giusto per darvi un'idea. Qui, ad esempio, dobbiamo andare qua. Così, in modo che non si cade. Vedete, perfetto. Così abbiamo tipo il muretto di sicurezza. Ci vorranno un po' di questi aggeggini, ma saranno sufficienti. Bene, bene, bene. Allora, fonte d'acqua infinita. Ce la facciamo anche qua su? Facciamocela. Una piccola fonte d'acqua infinita. Oh! Oh, il massaro! È partita la lotta! Dopo voglio andare ad assistere. Anzi, adesso voglio andare ad assistere. Quindi farò così. Facciamo la nostra fonte d'acqua il prima possibile. Tap, tap, tap. Chiudi. Lì rompiamo, tanto non ci interessa. È brutto così? Ah, bene, dai. Queste tieni. Che è sta musichina del Land? C'è sempre stata? Si può fare anche la fonte d'acqua infinita, quindi perfetto, prendine due. Lanciamoci giù con le nostre Ender Pearl. E andiamo ad assistere, è finita. È già finita. No, lui sta lottando. Andiamo a trovarlo. Guardate lui come lotta, lui mi ha massacrato. Un golem è morto. Come osate? Sì, ma non avranno mai la meglio sui miei. I miei golem sono di più. I miei golem sono più forti.
i miei golem sono il futuro. Io passo e tranquillamente, vedete? Io raccolgo il loro maturato, va bene? Perdo l'esperienza, quello è vero. Ma non è un problema, non è un problema. Infatti non è una farm di esperienza, ma è semplicemente una farm di questi aggeggini qui. Di questi mostriciattoli. Allora, vediamo se da qui riesco... No? Vabbè, fanculo. Ci rientro da qui perché volevo farvi vedere dove ho preso... Lontana l'ender pearl. Guarda là, guarda là. E ditemi che non funziona. Sono un genio. Ah, ma genius. Vai, entra di là e fagli fatti un fatta. Ecco, esatto. Non posso fare il collegamento da dentro a fuori, ma da fuori a dentro sì. Perché i miei mostriciattoli, almeno se entrano, i miei golem hanno più cibo per i loro denti. Vai, vai, entrate pure. Andate a ucciderli, vai, vai. Tanto vi spaccano la faccia. Allora, vado veloce nel mio mondo. Vi faccio vedere il roller coaster che sto costruendo. E poi terminiamo l'episodio. Questo 51esimo episodio, se non erro. Ok, salta la cosa, dormi perché è sempre notte. Sempre notte! Sempre! Ogni singola volta. Non ho portato il grano, che peccato. Potevo fiddare le mie pecorozze. Come state, eh? Dolly, Jeb e Jolly. Anche detto Dobby, anche detto ho tanti nomi perché sono figo. Questo è il roller coaster che stavo costruendo, ragazzi. Non è ovviamente ultimato ancora. È solamente in fase di costruzione. Sono arrivato fino in fondo alla villa. E poi mi sono stufato perché tanto non avevo abbastanza. Non avevo le taglie per farlo tutto. Quindi, ragazzi, che dire? Sta avvenendo una cosa molto ma molto bellina. Se voi avete idee per continuare la serie, non dimenticatevi di dirmele. Noi ci vediamo nei prossimi giorni, nel prossimo video. Passate al link di G2A in descrizione, Facebook e pagina del secondo canale. Insomma, il secondo canale. Ma sempre tutto.